Allora, 8. La nave è ancora attaccata. Ottimo. Perfetto. Qua abbiamo... Ah, ci hanno azzerato soltanto... Ci hanno azzerato due jump drive. Il terzo al 95. Quindi in teoria possiamo jumpare di nuovo. Ma... No. Guarda che macello è diventato il jump drive, l'LCD e lo anche jump sì, drive. E ringrazia che l'ho sistemato. Ma non ci sono tutti? Allora, fammi sono vedere. 7 su 8. Sono 7 1, su 2, 8, 3, eh. 4, 5, 6, 7. No, ce ne sono 7 anche qua, ne vedo io, eh. Guarda che ne abbiamo 7, Meta. Ah, è vero, sì, perché volevi lasciare un po' di potenza. Ok. Esatto. Metti il caso che c'è qualche emergenza. Ok, vediamo un po' cosa succede. Ora che stiamo caricando... No, no, possiamo già... No, no, possiamo jumpare ancora, Meta. Allora, l'uno è in carica, 2 è in carica, 3 sì, salto. Devi selezionare un jump diverso. Toh, abbiamo scaricato il 4 e il 7. Ora ovviamente si sono scaricati tutti i segni. Ok, vediamo, tutti scarichi. Sovraccarico, errore, errore. me lo aspettavo, me lo aspettavo. Bello rofo, intanto c'è l'exploration ship che sembra volersi avvicinare esploratio. A noi. Esploratio. Esploratio. Esploratio ship. Quella roba lì. Eppure gli ho carico. Dato soltanto il 30% comunque. Ma stai accelerando? No. No, guarda Kalec, se non l'hai impostato, quello che hai usato il primo salto era il 30, quello era il 100. Ah, ottimo. Ma io ho segnato... Meno la percentuale dei... No, io ho segnato tutti quanti i jump. Boh. Ok, va bene. Vuol dire che almeno due salti li possiamo fare. Intanto noi avanziamo per i fatti nostri. Batteria. Spegnimento della nave in 3, 2. Batteria... Togliamo il semi-auto, togliamo la ricarica, ok. Atlas Heavy Frigate, no, la lasciamo stare, assolutamente. No, quella no, lasciala in pace. Ok. Vedi, adesso potessimo camminare sulla nave, ci sarebbe da divertirsi, invece no, non possiamo. Siamo obbligati a star qua. Guardarci negli occhi. Sì, io sto guardando la nave. Lol. Beh, allora, io direi che comunque di cose se ne possono fare adesso la nave. Intanto spostare i propulsori. Quelli laterali. Quelli che vanno verso sinistra, perché... E integrarli nello scafo... In maniera decente, esatto. Post. Già. Ad esempio sia al di sotto, qua, sul lato sinistro e anche sul lato destro si possono integrare molto meglio adesso. Abbiamo molto più spazio, fare una cosa più figa da vedere. Effettivamente... È un sovraccarico pesantissimo comunque. Ma stiamo rallentando! Laggato pauroso. Sì, perché stiamo trascinando la trivella con la senza con lo smuzzamento. Può essere. Vabbè. Se ne farà una ragione prima o poi. Siamo a 6854 km da casa. Propulsori. Propulsione trivella. Bam. Off. Oh. Guarda un po'. 125? Siamo 139? Che cosa? Metri al secondo? 136 metri al secondo? 136 metri al secondo? 130? No, io sto andando ai 97. Non so che cosa... Noi mi segna 104 e 4, ogni tanto schizza 130 e passa. 133, sovraccarico. Lol. Allora, intanto facciamo così. Mettiamo ogni jump drive. Ah sì, è vero, sono tutti quanti
carica. Ora li ho messi tu. Ok, ora li ho messi tutti quanti al tipo 29%. Tutti. Quindi potremmo fare tanti salti. Ok, che come ho detto, non conta il numero. Non conta la distanza che fai, conta il numero di salti che fai. Oh, è assurdo che non troviamo una stazione comunque. Abbiamo qua il nostro sistema di attracco, carico, scarico e non possiamo. Ma dimmi te. Allora, voglio avvicinarmi. È successo qualche cosa? No. La trivella al suo posto? Ok, per quale motivo ci siamo? No, ok. Stavo guardando la... Sai, cara, okay. Stavo pensando... Ah, ok, hanno smesso di caricarsi i jump. Dovremmo mettere un suonino d'allarme quando si sgancia la trivella, no? Sì. Light Exploration Vessel. Light Exploration Vessel. Ok, siamo con l'inerzia, quindi... Sì, mi raccomando, come l'altra volta, pelo agli steroidi e via. È troppo lontano anche solo per vederlo. È troppo lontano anche solo per vederlo. E è quella che c'ha i lanciarazzi sul culo. Ah, ok. Allora, vediamo come siamo messi. Siamo di nuovo quasi tutti carichi. Jump. Dovresti fare un 8 bar solo per i jump. L'ho fatta. L'ho fatta. Ah, ecco. Niente. 8.956 km. Se giampiamo non troviamo nessuno. Siamo fermi e arrivano tutti. Sì, è assurdo. Ma io non voglio tutti, io voglio trovare una stazione. Abbiamo bisogno di rifornimenti qua, non è che ci durano in eterno, eh. Forza. Whoop. Niente. Effettivamente però il sistema di jump rende. Sì, così è una figata. Ok, si è imbloccato tutto. Sì. Ok, metà. 10.100 km. C'è qualche cosa a 14.000 metri. 15.000. Sì, probabilmente è un detrito pirata. Torna indietro, l'hai perso. Sto frenando, frena. Dammi tempo. Sto frenando, lo vedo. Sì, lo frenando vedo. A 122 metri al secondo. Che rumore fa questa nave? Ragazzi, signori, la nave delle navi. La trivella ancora lì? Io non capisco perché tutte le volte che esco da una biocamera mi si resetta la visuale. Ok, si vede a occhio. Qualunque cosa sia, si vede da qua. Eccolo là. Allora, vediamo un po'. Puntalo meglio. Sembra un'altra stazione distrutta? Sì. Piena di droni? Ok, raga, ferma la nave allora. Wow. Se no io andiamo in collo. Allora, io non ci vedo Ferma la nave. Ferma la nave. Allora, le difese le ha spente. Perché devo fermare la nave? Scusa, cosa vuoi fare? Ci sono un monte di navi intorno, perché gli stiamo andando in collo? Ma se siamo a 9.000 metri! Circondata di navi. Circondata di navi. È uguale. Sì, c'è un fottio di navi, a radiofari spenti. Quello è un detrito, ma c'è uno stormo di navi intorno. Allora, Meta, c'è una cosa che ti devo chiedere, però. I propulsori di sopra. Tu, tu, tu,
De Salvador. Già. Cos'è De Salvador? La nave si chiama De Salvador. E come lo fai? L'adesivo. Ah, c'è l'adesivo sopra. Ottimo. Abbiamo le navi con gli adesivi adesso. 2-3 navi intorno, molto più piccole e ben accese, con, carine tra l'altro, micronavi con cryopod esterni. Ma si sta muovendo questa nave comunque, eh? Sì, anche quelle altre si stanno muovendo. Tempest? Exploration ship? Ma io non le vedo ste navi, che dici? Meno. Ah, ok. Le vedi? Ora sì. Ce ne sono tre. Più... quello che cos'è? Più una nave bianca. Che è fighissima! Non puoi capire! Con, la vedo, diciamo, la vedo. Con gli FTL sotto. Wow! Sotto, okay. È figo. È una mini flotta questa. Stanno... è come se stessero accompagnando... sì, stanno scortando la nave. Solo che questa se ne sta andando per i fatti suoi rispetto alla nave bianca, eh. Magari ha solo sbagliato vettore. Vabbè, quel che sia, se riusciamo a... la Tempest? Che cos'è? Sì, però... ho capito qual è. E adesso qua devo iniziare a girare un po' su me stesso perché dobbiamo rallentare. Ma le stiamo seguendo, fammi capire. No, Meta, sto cercando di fermarmi perché dobbiamo piazzare un propulsore sopra di noi. Su di noi. Nemmeno un propulsore su di noi. Ho capito, devo usare... ok. Velo di ossigeno basso proprio adesso. Ok. Ma stiamo viaggiando, lo sai, è vero, sì. Lo so, Meta, non possiamo fermarci, siamo senza un propulsore di sopra. Non l'hai capito ancora? Sì. E allora perché mi dici, ma stiamo viaggiando, lo sai? No, guarda, non lo sapevo. Bastava che ti girassi per fermare la... no, sono 3 ore che cerco di girarmi. Principiante. Dove lo porti? Però mettilo lì, dove... rimettilo al suo posto, no? Tutto dove capita. Ok. Ci siamo fermati. Era anche ora. Siamo circondati. Me ne sono accorto. Ok, adesso. Appena ci fermiamo siamo circondati. Esatto. Allora, che facciamo? Tentiamo un altro salto o proviamo ad approcciare quella nave laggiù? Che si sta allontanando e sta fuggendo. Non mi ricarica l'ossigeno. Neanche a me. Yeah! Si può morire tutti! Si è buggato di nuovo. Siamo per morire tutti! Da. Yeah! Allora, andiamo qui. Prendiamo una bombola. Da qualche parte ce n'è. Ok, mi ha riempito. Generatore di ossigeno on. Guarda che c'è la pulsante apposta, eh. Vabbè, pazienza. Ok, allora. Cosa decidiamo di fare? Non lo so. Vogliamo andare dietro a qualcuno? Allora, il fatto è questo. Questa quella nave flotta qua, in teoria, sembrerebbe pacifica. Sembrerebbe, però, secondo me... a parte il fatto che sta viaggiando di lato, comunque. Dettagli. Dettagli. E non vedo più le navette in aiuto. Perché siamo lontani. No, sì, le vedo. Sono vicino all'asteroide, se guardi. Aspetta, noi le vediamo vicino a quell'asteroide. E poi è meglio se sta lontano. Sì, esatto.
Io proverei ad avvicinarmi. Vada pure. Guida lei, quanto pare. No, io stavo solo puntando per mantenere... per non perdere di vista, che poi a 14.000 svanisci. Mm-hmm. Okay, quante tutto... telecamere ci sono? Allora, sai che ti dico io? Allora... torretta lanciamissili. Ok. La sto ci controllando. Le vedo lampeggiare le navi. Le vedo una, due, tre. E poi la quarta laggiù che dovrebbe essere quella bianca. E io non, poi la non vedo... so se vedete. Io non vedo nessuno che lampeggi, io vedo soltanto. Rispetto alla nostra visuale, cioè rispetto alla nave che stiamo inseguendo, sono a nord-est. Oltre l'asteroide. Ah, oltre a quello laggiù? Ma sono belle lontane allora. Allora, tieni pronto un jump drive. Anche solo con 5 km di salto, perché se questa chiama l'allarme e chiama la flotta della polizia, è la fine. Ok? Quindi prepara un jump. Ok, sì, c'è. Sì, sì. Lol. Anzi, vuoi segnarti le coordinate temporanee per ritornare nei pressi di questa? Ok. Aspetta, eh. Sto vedendo con la visuale del lanciarazzi. No, perché se riusci... allora, se riusci... non abbiamo carrelli d'atterraggio per bloccarla. Vabbè, che sia, se riusciamo ad avvicinarci, piazziamo un carrello d'atterraggio, buonanotte. Non è che sia un problema, no? La fermi con la trivella. In 25 anni dovresti riuscire a fermarla. Esatto. Ma no, in teoria basta che attacchi l'inerzia, basta che accendi uno dei propulsori. Che cosa sta arrivando? Un Recon Cruiser. Ok, aspetta. Rallenta. Non fermarti, rallenta soltanto. Cos'è il Recon Cruiser? Oh, dischio. Dov'è? Oh. E vabbè, poi... ok, è qualcosa che meglio se evitiamo, Meta. Mettiamola in questi termini. Oserei... aspetta, perché ha addirittura le porte aperte? Venga a controllarla anch'io. Chelian Alliance dove Fleet. Sta? Flotta dell'Alleanza Chelian. Dove sei? Ah... Long Range Recon Cruiser. Recon? Credo che con questo si possa tradare. Credo. Siamo sicuri? No, assolutamente. Però credo. Il fatto è che è abbastanza armato, quindi se mi sbaglio è l'ultimo errore che faccio. Torno nel mio corpo. Ok. Correggo il vettore. Riaccelero. Esatto. Per ora siamo a circa 4 km fissi dalla nave. Iniziamo ad avvicinarci. Tanto la torretta la controllo. Hai acceso le torrette? No, ho acceso l'altra soltanto... mi sembra di no. Controlla per sicurezza. A me mi segna on. Te le segna tutte e due, però se guardi la visuale da fuori l'altra dovrebbe essere spenta. Aspetta, eh. La luna è diretta come un fuso. La missile down è off. La missile up sono io che la sto muovendo. Ok. Sì, lo vedo. Non importa, ti a me la nave dice che si sta cercando di fermare. Comunque. Ok. Ok. Siamo a 50 metri dal punto di non ritorno. Ok. Preparati a jumpare perché la vedo brutta. Ok. Ci siamo. Ok. Ok, non sembra essere ancora qui, successo sì. Nulla. Sì, non vorrei prendersi a trivella e scapparsi. Ecco, come scappo? Con la trivella. No, non credo di poterla usare al momento. Ok, siamo... ottimo. Ancora ora, siamo vivi, non vedo arrivare niente.
Neanche io. È una cosa. Non so se mi rende felice o mi preoccupa. Io so soltanto che nel momento in cui mi sgancio da questa torretta, questa inizia a sparare. Quindi devo fare occhio. Ok, allora spengo la torretta. Rallenta, 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 che devo spegnere la torretta. Oh. Siamo quasi fermi. Non posso fermare completamente perché quell'altra comunque si sta muovendo. Ok. A quanto? Stiamo andando a 20 metri al secondo. In teoria dovrei poter uscire e avvicinarmi manualmente. Vedere un po' che cosa succede. Ora sì, mica davvero. Magari. Davvero, metà un carrello d'atterraggio. Senti, per agganciarci. Calc, se tu trovi un cockpit, gliene piazzi uno e la fermi. Se, so sempre se ha propulsione. Sì, ok. Perché comunque i thruster non sono. Non hanno proprietà. Quindi se hai un cockpit lì sopra, sei a posto. Ok. Io intanto allora ti seguo a ruota. Esatto, solo che mi serve. Aspetta, un cockpit. Aspetta, disattivo l'inerzia. Ti disattivo l'inerzia. Per ok, è un po' un casino, ma dovremmo farcela, gestirla. Allora, cockpit, veloce. Come si fa il cockpit? Cosa serve per un cockpit? Vetro blindato, pannello da interni, componente da costruzione. Ma i vetri fregatene. dici tu. Componente da costruzione. Vuoi smontare quello che c'è per parcheggiare, così lo riporti pari pari di là. Poi lo rimetti a posto. Ok, vado. Lo smonti pari pari, te lo metti nell'hot bar. Mamma mia, muoversi mentre la nave si muove è un casino. Forza, 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 forza. Oh. Ogni tanto sono io e do microaccelerate. Eh sì, mi fa entrare dentro il muro. No, ora non sono io, sto dando microaccelerate. Ok, ci sono, sto uscendo. Ossigeno, che qua. Prenditi una bombola. Esatto. Non si sa quando torni, se torni. Addio. È stato bello conoscerti. Una bye bombola bye. Spero mi basti. Ok, sto andando. Sono passato attraverso la porta. Va bene. Bravo. Teleporting Kalec. Ok, la Arkling Reco. C'è un altro cruise. Ah! Porca di quel. Ok. Senza smorzo. Ok, no, ma sono un po' agitato, ok? Ok, calma. Ok, ci sono. Tu mi stai seguendo? Sì, tranquillo, mi sto anche avvicinando un po'. Ok. Allora, non mi ha ucciso nessuno e non ho alcun. Oh, c'è un carrello d'atterraggio qui, delle torrette spente. Ok. Magari non entrare dentro, perché potrebbero essere accese dentro. Ve Salvador. Si chiama così. Ve Salvador. Ok, vedo che qui c'è un pannello. Sto andando a vedere cosa dice. Ah, c'è anche la gravità. Ottimo. Però non mi fido ancora. Accesso negato. Allora, amico mio. Ok, questo sarà. Non so in quale puntata capiterà, ma sarà la parte più emozionante. Sarà noi una figata. Sta cosa. Io sono emozionatissimo. È la prima volta che facciamo roba del genere da quando abbiamo iniziato a giocare a Space. Meta, sì, perché c'è un allarme che va? Perché. Oh! Oddio! Cazzo, che cosa hai combinato? Non ho fatto niente io! Distress Signal livello 2, Kalec, devi uscire di lì ed entrare qui perché ora sta liberando. Sono tutto. Qui, scappa, jump. Via di qui. Oddio, la lag. Meta, via, scappa, jump. Jumpa, via. Au, 9, 8, au. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Via. E questa, non so a che puntata siamo arrivati, per quanto ne so io potremmo essere alla prima puntata come già alla decima, ma... Perché non mi cambia? Devo dire che
ce n'è di emozioni, ragazzi. Esatto. Allora, aspetta che mi metto la visuale. Ok, ci siamo. Ragazzi, questo è il GTA Survival, come lo sto chiamando in questo momento, anche se probabilmente avrà un altro titolo. E grazie per averci seguito fino a qua. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. E lasciate dei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Lei, signor Meta? Sì, stessa cosa. Soprattutto dateci consigli di approccio verso queste navi, senza dover dite tipo create Babylon e andate, cioè. Sì, uno, perché le navi ci servono intere. Due, perché non abbiamo poche risorse, siamo su esatto. Inoltre c'è il link alla mod in descrizione. Nella pagina della mod c'è l'elenco di tutte quante le navi presenti, no? Quindi magari se voleste dire: ehi, catturate quella nave e utilizzatela, magari ci dite quale di quelle navi e possiamo provare a catturarla, sì, per poterla poi usare. Fra 4 mesi, quando se la troviamo. Esatto, ma no, a dire il vero basta stare fermi un pochino da quello che ho visto, eh. E la roba salta fuori, quindi bene o male ce ne sono. A meno che non vuoi stazioni. Ma perché dovremmo andare in giro con una stazione? Curiosità? No, era per i fornici, veramente. Ah, ok. Comunque, alla fin fine, prima tattica da fare, si va, le si ferma, perché fermarla credo che si possa, quindi dovremmo montare un carrello d'atterraggio, la si ferma e dopo che la si è fermata si jumpa. O anche una cosa più figa da fare sarebbe acchiapparla e, mentre è in allarme, jumpare con lei dietro, così la polizia se ne sta indietro, noi ce la portiamo dietro. Sarebbe fichissimo. Sì, ma il problema è che comunque il distress